Serpenti marini che possono raggiungere i 30 metri di lunghezza. Mostri che ricordano Godzilla e la creatura più lunga al mondo. Queste sono solo alcune delle cose più strane mai avvistate e segnalate al mondo, che oggi scopriremo assieme. I mari che circondano l'Australia hanno più volte partorito strane creature non identificate, ed una di queste è forse il più grande squalo preistorico mai esistito, conosciuto come Megalodon. Anche se si pensa che si sia estinto circa 2,5 milioni di anni fa, sono numerosi i presunti avvistamenti in tempi anche moderni, cosa che suggerisce che una piccola popolazione potrebbe essere sopravvissuta all'estinzione negli abissi marini. Uno degli avvistamenti più famosi risale al 1918, vicino a Port Stephens, nel Nuovo Galles del Sud, nel quale si parlava di uno squalo mostruoso lungo più di 35 metri. L'incidente venne raccontato dal naturalista australiano David Steele come segue. Nell'anno 1918 ho registrato l'esperienza di alcuni pescatori di gamberi di Port Stephens quando, per vari giorni, si rifiutarono di uscire in mare. Poiché degli uomini usciti a pesca nelle vicinanze dell'isola di Brighton, zona con acque molto profonde, si imbatterono in uno squalo gigantesco che, secondo la testimonianza, avrebbe afferrato 4 o 5 delle loro grosse nasse che stavano tirando a bordo, con all'interno ognuna almeno una trentina di gamberi di grosse dimensioni, spostando addirittura la nave e trainandola come fosse di carta, fino a che le funi non si sono spezzate. A quel punto sono tornati di corsa al porto e raccontato cosa era accaduto. David, attirato dalla notizia, andò ad interrogare personalmente i pescatori e tutti erano d'accordo sulle dimensioni della creatura. Ma le misure che indicavano erano assurde e non riusciva ad identificare tale animale. C'è da tenere in considerazione che si trattava di pescatori esperti, abituati al mare e a tutte le sue stranezze, squali compresi. Ma un animale lungo più di 30 metri supererebbe di molto le dimensioni anche del più grande fossile di megalodonte mai trovato sulla Terra. Eppure tutti giuravano che fosse grande quanto il molo su cui attraccavano la loro nave. Un'altra cosa particolare è che notarono che l'acqua ribolliva per un ampio tratto sopra il passaggio della creatura. Avevano anche familiarità con le balene, che più volte avevano avvistato, ma erano sicuri si trattasse di uno squalo, e tutti erano d'accordo sul colore della creatura, un biancastro tendente al grigio. Vari esperti concordarono che doveva trattarsi di qualcosa di veramente mostruoso per mettere in un tale stato di panico e paura un gruppo così numeroso di vecchi lupi di mare. Ma tutto questo è reale? Si tratta solo di un'esagerazione? O davvero un megalodonte è arrivato fino ai giorni nostri? Questo evento è stato studiato molte volte durante gli anni e più di recente in tanti credono potesse trattarsi di una nave aliena sottomarina. In ogni caso, tu cosa credi? Ma ora, che ne dici di parlare di serpenti giganti? Nel 1846, il biologo inglese George Gardner, affascinato dalla botanica, viaggiò nelle aree più remote del Brasile per trascorrere lì 5 anni della sua vita e catalogare una delle più grandi collezioni di piante mai realizzate. Tuttavia, durante il suo periodo nel luogo, iniziarono a girare voci su un serpente gigantesco. La storia nacque da un mercante portoghese di nome Raimundo Zimmer, il quale sostenne di aver incontrato uno di questi giganteschi rettili. Raimundo stava risalendo un fiume in direzione di Jamunda assieme a sua moglie ed alcuni marinai a bordo della sua barca. Era notte e sulla sponda del fiume avvistarono una luce. Credendo si trattasse di una casa, si diressero in quella direzione con i fari accesi. Ma poi si resero conto che quella luce si stava dirigendo verso di loro ad altissima velocità, creando poi un'onda che quasi fece ribaltare l'imbarcazione. E nello stesso momento videro la figura di un serpente enorme che emergeva dall'acqua, circondando la loro barca. Però non li attaccò, semplicemente continuò a nuotare, si allontanò nella stessa incredibile velocità con cui era arrivato e scomparve nelle acque oscure del fiume. Una volta a terra, ancora terrorizzato, Raimundo ricorda di aver visto quella luce nell'oscurità. Probabilmente, infatti, la luce del faro della barca si rifletteva negli occhi o sulle squame lucide dell'enorme serpente, facendogli credere si trattasse di un'abitazione. La spedizione nella fossa di Ningaloo ha portato con sé un gruppo di ricercatori ed esperti internazionali provenienti dalle più rinomate università al mondo.
nella speranza di scoprire nuove forme di vita non ancora classificate, al largo delle coste dell'Australia e l'Oceano Indiano. Una sorpresa arrivò durante una delle loro esplorazioni, quando incontrarono una sorta di creatura filamentosa lunga parecchie decine di metri, con una forma concentrica molto strana. Purtroppo però non si trattava di una nuova specie, ma di un sifonoforo, un organismo creato dall'aggregazione di migliaia di animali che assieme formano un unico super individuo. I sifonofori sono una complessa colonia aggregata, formata da zoidi, che hanno la capacità di clonarsi migliaia di volte e diventando poi gli organi dell'intero animale, che come le cellule del nostro corpo si dividono e specializzano, gli zoidi diventano tentacoli urticanti necessari per catturare le prede di cui si nutre l'organismo, altri vengono utilizzati per la riproduzione ed altri ancora permettono alla colonia di muoversi. Si è contato che in un unico organismo così grande dovrebbero esserci vari miliardi di individui uniti tra loro per lavorare tutti assieme con il semplice obiettivo di filtrare le acque oceaniche per trovare del cibo, che viene poi condiviso tra tutti gli organismi attraverso uno stelo tramite il quale tutti sono collegati. Una sorta di cordone attraverso il quale si muovono anche i segnali nervosi. Probabilmente da creature come queste che milioni di anni fa si è evoluta la vita pluricellulare come la conosciamo oggi. Il libro scritto da Charles Lyell, Una seconda visita negli Stati Uniti del Nord America, contiene un'altra testimonianza riguardante un gigantesco serpente marino che viveva nel Golfo di San Lorenzo, in Canada. Nel 1845, due persone avvistarono una coppia di grossi serpenti marini a circa 30 metri dalle coste con grosse gobbe sulla schiena e la testa di una foca. La creatura si trovava a pochi metri dalla spiaggia e vi rimase per quasi un'ora, ed i testimoni descrissero che, di tanto in tanto, tirava fuori la sua testa dall'acqua, così come le numerose gobbe che si estendevano verso l'intera lunghezza del corpo. Tra la testa e la prima parte del corpo si poteva vedere uno spazio ad anello vuoto, come se tutto fosse costituito da un gigantesco collo. Riguardo al colore, invece, era per lo più nero, con una pelle rugosa o squamosa, ma sembrava essere piuttosto snello rispetto alla lunghezza totale del suo corpo. Questa, però, è solo una dei tanti avvistamenti fatti riguardanti questa creatura simile ad un mostro nelle coste del Canada. Infatti, la stessa estate, vari pescatori che si trovavano lungo la costa sud dell'isola del Principe Edoardo, situata sempre all'interno del Golfo di San Lorenzo, indicarono di aver avvistato una strana creatura serpentiforme dalle dimensioni gigantesche, lunga almeno 20 metri. Segnalazioni del genere vennero registrate per più di un anno, fino all'ottobre del 1846. Poi non si seppe più nulla. Prima di parlare della creatura spaventosa più famosa, Olao Magno era un umanista, geografo, cartografo, scrittore ed arcivescovo svedese, che ci ha lasciato uno dei resoconti scritti più antichi ed ampiamente dettagliati di quello che oggi viene considerato un serpente marino. Nel 1522, Olao affermò di aver avvistato una creatura dalle dimensioni sorprendenti vicino a un piccolo gruppo di isole disabitate della Svezia. Si dice che la comparsa di questa creatura preannunciasse eventi catastrofici. In questo caso, a quanto pare, era all'inizio della guerra di liberazione svedese e la persecuzione della popolazione. Forse è per questo che tra il XVI ed il XVII secolo i mostri marini venivano chiamati calamità. Tuttavia, l'opera più famosa di Olao Magno è una mappa super dettagliata di un piccolo frammento di costa che gli costò 12 anni di lavoro per essere completata, ed è fino ai giorni nostri la mappa più accurata e dettagliata di qualsiasi parte del mondo antico. Ma la cosa che la rende degna di nota ancora oggi sono la serie di vignette che accompagnavano la mappa e presentano tutte una serie di mostri che a quanto pare vivevano nel mare. Ed uno dei più noti era una creatura chiamata il serpente marino di Aleas. Aveva un colore rosso intenso, simile a quello del sangue, ed in ogni disegno in cui è raffigurato, avvolto attorno ad una nave mentre ne divora l'equipaggio. La descrizione fatta da Olao Magno 500 anni fa potrebbe aver ispirato quindi gli avvistamenti avvenuti in seguito, o la somiglianza di queste creature descritte ancora oggi è dovuta ad una pura e innata paura dell'uomo verso questi animali. O forse realmente esistono giganteschi serpenti marini che nuotano nei nostri mari ed oceani. Comunque, esistono centinaia di altre storie strane verificatesi nei mari di tutto il mondo, e come sappiamo, la maggior parte delle acque del nostro pianeta
sono per noi ancora un completo mistero che potrebbe racchiudere innumerevoli segreti ancora da scoprire. E se vuoi saperne di più al riguardo, non dimenticare di lasciare mi piace al video, iscriverti al canale. Noi invece ci rivediamo domani con un nuovo video. Ciao!